Ciao, oggi voglio donarti un esercizio, ma prima di iniziare prepara una penna e 5 foglietti o post-it che terrai vicino a te. Interrompi il video e quando sei pronto, fallo ripartire. Ora mettiti seduto o seduta, chiudi gli occhi, fai pure un bel respiro. E porta i palmi delle mani sulle ginocchia, rivolgili proprio verso l'alto. Senti come i piedi sono poggiati a terra. Mettiti comodo e se hai bisogno di fare qualche aggiustamento, fallo pure. Ora porta l'attenzione al tuo respiro, all'aria fresca che entra dalle narici nel tempo di inspirazione. Poi fai attenzione a quando esce più tiepida. Continua portando l'attenzione al tuo respiro. Bene, lentamente apri gli occhi. Prendi il primo foglietto e su di esso scrivi la risposta a questa domanda. Chi sei tu? Usa una parola o una breve frase. Se hai bisogno, prenditi anche un minuto. Bene, grazie. Ora fai un bel respiro, prendi l'altro foglietto e rispondi sempre a questa domanda. Chi sei tu? Se hai bisogno di tempo, interrompi il video. Grazie. Bene, ora tocca al terzo foglietto, prendilo e rispondi sempre alla domanda chi sei tu? Grazie. Quarto foglietto. Rispondi sempre alla domanda chi sei tu? Grazie. Quinto e ultimo foglietto. Rispondi alla domanda chi sei tu? Bene, grazie. Procediamo alla seconda fase. Metti ora i 5 foglietti davanti a te. Bene, ora in un profondo stato di sincerità verso te stesso o te stessa, scegli il bigliettino che meno ti rappresenta. Scegli quando è fatto, accartoccialo o strappalo e poi buttalo per terra. Bene, ora tra i rimanenti,
prendi quello che meno ti rappresenta e, come hai fatto prima, accartoccialo o strappalo e poi buttalo. Procedi eliminando il terzo, sempre quello che ti rappresenta di meno. Il quarto. E infine anche il quinto. Come ti senti? Sei ancora tu senza questi bigliettini? Sei ancora qualcuno? Assapora questa sensazione che non è né giusta né sbagliata. Come ti senti lasciando andare queste cose? Se ti svesti di questi ruoli, chi sei? Puoi continuare a vivere? C'è qualcosa che ti fa paura lasciare andare? Se perdi quel ruolo, sei ancora qualcuno? Ricorda che se ti identifichi troppo in quel ruolo, è come se costruissi un recinto attorno a te. Con coraggio, se aprirai il recinto, ti accorgerai che fuori c'è più spazio, ci sono più possibilità. Ti ringrazio. Buona giornata.